ai due soccorritori della nave Norman incendiata, che per salvare i passeggeri hanno perso la vita loro. E insieme a tutti coloro che donano la vita prodigandosi per gli altri, coloro che partono per fermare il contagio dell'Ebola, e questo Vangelo ci dice che quella fisionomia del dare la vita prodigandosi per gli altri è, per dirlo con una espressione più ecclesiale, è la vocazione di tutti. Per dire in un modo più esistenziale, è la natura di tutti. E il contesto del brano e della parabola del Vangelo è di facile comprensione a tutti noi. Qualche richiamo. Periodo 2000 anni fa, quella Caraio forse, quella strada sassosa che univa la città di Gerusalemme, che credo è a 300 metri sul livello del mare, a Gerico, che è 300 metri sotto il livello del mare, molto scoscesa, ripida, battuta dal sole, zona desertica. Quindi il percorrere quella via è un simbolo della strada scoscesa dell'esistenza, tra ciò che emerge e ciò che sprofonda, tra l'alto e il basso. I personaggi che qui compaiono, oltre il dottore della legge che fa la domanda e Gesù che risponde, poi i personaggi della parabola invece sono un sacerdote, un levita, un samaritano e in particolare questo viandante che incappa nelle mani dei briganti, e quindi briganti. Una bella categoria, un bel elenco che è un po', insomma, abbraccia anche quello che siamo come società tutt'oggi. E il sacerdote è messo lì perché il tempo di Gesù, e non solo, l'ebraismo era giunto ad arrampicarsi su delle proposizioni, delle affermazioni buttate lì come principi, senza la concretezza della vita. Era una difesa di fronte al dominio romano, alla penetrazione della cultura greca, e un ribadire principi, estrapolati dalla tradizione ebraica. Non era un periodo come quello dei profeti, quando
benché feriti, comunque il popolo ebraico viveva di realtà reali. Questo momento è un momento di difesa appellandosi a proposizioni fumogene che non toccavano la realtà del momento. Il levita non ha il grado di sacerdote, però comunque sempre è un pio religioso, un laico, laico nemmeno, perché prestava servizio al tempio, benché non sacerdote, un aiutante del sacerdote, era sempre la stirpe che proveniva da Levi, che era stata scelta come la stirpe sacerdotale. In genere persone che avevano conoscenza della Bibbia e che allora voleva dire anche essere persone culturali. Il samaritano è quel gruppo spurio di ebrei che si era sposato con donne non ebree e quindi impuri e per l'ortodossia ebraica, quindi scomunicati. Allora non era permesso entrare nel Tempio di Gerusalemme, benché nel loro sangue scorreva il sangue di Abramo, misto col sangue di altri popoli. I briganti c'erano allora, ci sono oggi. E quindi una scena che è la scena, diciamo, che quotidianamente noi constatiamo attraverso la propria esperienza o la lettura dei giornali. Ecco, è detto che un sacerdote e un levita passano, vedono il malcapitato abbandonato sul ciglio della strada e non si fermano. Non si fermano e tutto lascia capire perché avevano fretta, fretta per la loro cosa. Un po' come faccio io quando, soprattutto a Milano, incontro 10, 15, 20 poveretti e già capisco che si fanno avanti, poi ci sono anche quelli che li conosco e quindi giro dall'altra parte un po' per evitare a lungo il passo. Per questo disagio che scatta, dobbiamo fare i puritani, scatta in me, e vi chiedo scusa, ma forse scatta anche in voi. No? La difficoltà psicologica che uno prova quando qualcheduno viene avanti e mette in mostra un suo bisogno. Oltre la fretta, in genere salta fuori anche un alibi, che ci abbiamo ben altro da fare, no? Ma non è che sto descrivendo un peccato mortale, sto descrivendo una psicologia umana che scatta. E gli alibi li abbiamo di per sé, perché abbiamo tante cose da fare. Non abbiamo tempo da perdere, no? Ecco, tutto questo, cosa dice? Dice quanto l'altro può disturbare quello
quanto io chiamo me stesso o il mio ambito personale o i miei impegni o la mia, comunque il mio ambito. L'altro disturba il mio ambito. E poco fa noi eravamo seduti in zazen e credo anche qui di non offendere nessuno, se immagino che quanto provavo io fosse anche quanto provavate voi, la fatica che facevo per ritrovarmi in ciò che era esistenzialmente solo, la fantasia che porta sempre di qua di là, questo rincasare, no, adesso sei qui. Sei questo qui adesso. Sei qui con i tuoi 75 anni, le malefatte che hai fatto, le poche cose buone che hai fatto. E così qui sei. Mentre questa fantasia continuamente mi portava a inseguire sogni, no? Sogni dorati, sogni belli, di cose buone da farsi, cosa dirò ai giapponesi quando domani saranno qua, alcuni di loro, che verrà, eccetera. Ecco, qua la difficoltà di ritrovarsi in ciò che veramente si è. Distrattiva, poi dopo può capitare un'altra, diciamo così, via di fuga, è quella di appisolarsi un po', no? Si sfidano anche gli occhi, eccetera, che cosa di te. Quanto ci costa essere consapevoli del momento che viviamo, no? Essere autori di ciò, del momento che stiamo vivendo, non essere trascinati, questo è il problema, non essere trascinati. E in questa fatica di ritrovare, di rincasare in ciò che sono e coincidere con ciò che sono. No? E c'è le sbavature della fantasia qua e là, eccetera. Ecco, vivere nel momento presente e ritrovarti lì in ciò che realmente sei. Ecco, allora l'incontro con l'altro, soprattutto quando l'altro si presenta come uno che ti fa perdere tempo e ti chiede degli aiuti, ecco, l'altro viene veramente a colpire questo me stesso che ama galleggiare nelle fantasie, che c'ha sempre tante cose da fare. E viene proprio a ferirlo questo io che galleggia. E qui il Vangelo ha un'espressione molto bella, Gesù ha un'espressione molto bella. Dice che il samaritano, il quale se i sacerdoti e i levita non si sono fermati di fronte ad un ebreo mezzo morto, nonostante che erano addetti all'opera religiosa, eccetera, eccetera, per tutto, appunto, con tutte le loro giustificazioni, immaginiamoci il samaritano. Il quale dagli ebrei, compreso il malcapitato nelle mani dei briganti, che era un ebreo, era considerato uno scomunicato. Ed era anche lui in viaggio, senz'altro, per i suoi impegni, infatti, poi dice, quando tornerò, dice a quello della locanda, quindi doveva andare in un certo posto, da lì poi doveva ritornare, probabilmente faceva
riflessioni che ora stiamo facendo. Mosso con passione. Mosso con passione. E che ti può muoversi a compassione? Può muoversi con passione soltanto un me stesso che è quello vero, che sono ora, non quello fantasioso, quello disperso, quello vagante, quello galleggiante. Sono il mio me stesso esistenziale. Perché devo toccare la mia esistenza per commuovermi. Se galleggio non mi commuovo, mi sperdo su chissà che cosa, forse sto facendo niente meno che una conferenza sulla pace mondiale, eccetera, eccetera. Ecco, per commuovermi, per non ritenere che un bisognoso che mi viene a disturbare mentre io prego e sto celebrando la messa solenne, devo essere radicato nella mia esistenzialità. Se invece sono appoggiato sui miei titoli, sulle cose che devo fare, eccetera, eccetera, non mi commuovo, perché non c'è che una sorgente della commozione, la tua esistenzialità. Quella fatica che abbiamo fatto in 4 sedute di Zazen per ritornare a coincidere con la nostra esistenza. È solo da lì che viene la commozione. Se la tua esistenzialità la disperdi, non hai più né il profumo né il sapore del sentimento. La tua esistenzialità. Ecco, quell'uomo, forse proprio anche per... grazie al fatto che la sua esistenzialità aveva conosciuto l'umiliazione dell'essere considerato uno scomunicato dagli ebrei ortodossi, eccetera, così, di essere messo a parte, si mosse con passione. Perché un atto di soccorso senza commuoversi è una prepotenza di soccorso, ma è una prepotenza. Ecco, due uomini andati a soccorrere questi su questa nave, dove tra l'altro si sente dire che le persone sì, che avevano appunto perso, comprendiamo molto bene, il controllo di se stessi, per cui qua è detto che degli uomini riprendevano le donne che erano prima di loro in fila per ricevere soccorso, le ributtavano di dietro per essere prima loro, eccetera. Stava avvenendo di questo, come stava avvenendo anche di qualcheduno che stringeva la mano al vicino, ci salveremo assieme. Ecco, due soccorritori, credo, a bello molto, padre di famiglia, però si immagina. Ecco, consumano la loro. Chi può mettere nel cuore e nella mente di qualcuno di partire per la Sierra Leone oggi? Come ha fatto un mio fratello che veniva da là per curarsi di Sierra Leone, più anziano di mia mamma. Subito ripartire, se non la commozione, è la commozione l'umor dell'eroismo, no? Perché quel medico che poi, grazie a Dio, ha recuperato la salute, quelle espressioni che ha usato, no? Ecco, questa dignità umana scaturisce dalla commozione, e la commozione scaturisce
dall'esperienza della tua esistenza. Non è mai qualcosa comprato da qualche parte, non è mai un'aggiunta esteriore. E vedo che bello questo mettere assieme lo zazen. In genere lo zazen non viene mai interpretato, anche tanto un pio, un buddista ortodosso direbbe che anche la commozione è un'illusione da abbandonare per liberarsi da tutti gli attaccamenti, no? Ecco come fa bene il Vangelo allo zen, e come fa bene lo zen al Vangelo quando liberandosi dalle sbavature che tanti diciamo finti religiosi hanno aggiunto alle originali pratiche religiose, no? Ecco, perché veramente quando, come dice quel testo di Dogen, quando tu sei lì e non aggiungi nulla ad essere lì, allora dice tutto canta la verità senza aggiungere. È perché è solo la tua esistenzialità nuda che può comporsi. Ok, comunque questo samaritano veramente si è commosso. E dice, c'è un'altra bella espressione, e si è fatto vicino. Farsi vicino, si è fatto prossimo. Vedete un po', a volte, chissà quante cose buone hanno fatto anche i sindacati, però delle volte ti lasciano l'impressione che di un qualche cosa che è un po' di, come di arido, no? Perché non sia riuscire a promuovere una campagna per la giustizia, per la pace, senza fare dell'altro un nemico da battere, no? Io ho i sindacati, no, perché ho tutte le categorie, sindacati della Chiesa Cattolica, cosa ha fatto, e anche le altre chiese, tra religione e religione. In Giappone la Chiesa Cattolica non ha mai perseguitato, ma di persecuzione ne ha ricevute tante. Però dove lei era forte ha fatto la sua parte pure. Riuscire a portare avanti una campagna di giustizia e di pace senza creare nemici e per fare questo bisogna che ciascuno ritorni nella sua nuova esistenzialità, perché se un operaio rimane nel titolo di essere operaio si crea il nemico e così fa il padrone, no? Ecco, se noi non scendiamo nella nuova esistenzialità, perché anche nel fare una campagna per la giustizia e per la pace dobbiamo muoverci con il cuore commosso. È una grossa sfida e con l'uomo, come pensando anche ai partigiani, no? Che pure è un movimento prezioso che è stato e valido. Io ho un bruttissimo ricordo piccolino, e mi fermarono perché volevano che sputassimo sugli altri bambini piccolini, non sapevamo cosa facevano, sulla faccia di un fascista, perché andavano ad ucciderlo nel bosco, no? Diciamo, erano durato i due bambini del paese. Io me lo ricordo la faccia, comunque che età avevo, 4 e mezzo, cioè, questo, ecco. La commozione,
proviene dalla nostra esistenzialità, dall'esperienza dell'esistenzialità. E questo samaritano ha versato sulle ferite di quel malcapitato ebreo olio e vino. Prima di tutto olio e vino perché si era preso su anche lui qualche cosa da mangiare lungo il viaggio con un po' d'olio, un po' di vino, e quindi erano gli elementi che aveva a portata di mano, ma anche perché hanno un valore veramente, penso che sanitario, abbiamo un medico, ma penso che sappiamo tutti che alla base della crema c'è l'olio, e sappiamo tutti che il vino, l'aceto, tutto ciò che è acido previene, diciamo, eventuali infezioni, no? Ma hanno proprio anche un bel senso simbolico, no? L'olio dice tenerezza, il vino dice fervore, ardore. La tenerezza da sola, senza ardore, può rimanere dolciastra, un parlare della giustizia e della pace nel mondo, sempre come noi preti siamo i più grandi tentati. Una volta, non so se faccia bene a dirlo, anch'io avevo chiesto di avere un posto a Milano, e dice no, non ce n'è, non c'è nessuna parrocchia, nessun posto, così eccetera. Risposta che non c'era nessun posto. Ma poi dopo il nostro cardinale ha detto che il governo dovrebbe dare la casa a tutti, diciamo così, quelli senza tetto. È troppo facile dire delle belle frasi forti che però vengono scaricate sugli altri, no? Quanto è importante sempre tirar fuori dalla propria esistenzialità, dalla propria esperienza, la misura. E l'olio dice molto bene la misura, perché i grandi slogan accontento voi, che chi grida là sul palcoscenico, boh, quello è boh. Ecco, la misura, l'olio ci vuole la misura, la tenerezza, la pazienza, l'umiltà. Però contemporaneamente ciò non deve mai diventare appunto il facile dire delle belle parole, ma sì, insieme deve esserci l'ardore, il fervore, no? Ci deve essere la fortezza, la forza. Bene, poi la parola continua e questo samaritano perde un fracco di tempo, sempre però il verbo appartiene al vocabolario di chi si commuove poco nella vita. Se uno si commuove devo dire questo fa, l'espressione perdere tempo scompare dal suo vocabolario. Usa denaro, quindi diciamo ci perde, e anche questo verbo appartiene appunto, viene dal vocabolario di quelli che appunto hanno tutte le loro categorie mentali prima della commozione del cuore. Poi intuisce che al ritorno ci sarà ancora qualcosa da pagare, quindi ritorna. E il fatto che poi si preoccupa di ritornare a vedere appunto, è tutto così, adesso io non voglio spendere tante altre parole, ma come questa parabola in modo molto efficace ci
ti sprona a scendere giù da tutti i nostri castelli costruiti così per aria e ad essere veramente molto concreti e dire: oh, tu la vita, la tua vita, il tuo percorso di vita è animato da questa commozione umana? Oppure sì, hai trovato la misura, ma la misura per soppesare tutto senza però lasciarti disturbare. Vivi di vera commozione o vivi di di stratagemmi, di furbizia per passarci in mezzo senza lasciarti disturbare. Tu, vivendo la vita, ti radichi nella tua esistenza o sforazzi? Questa è la domanda. Perché dobbiamo poi superare anche quella dicitura fare la carità, no? Che comunque pone sempre te stesso sul piedistallo a confronto di un altro, ma invece essere ciò che realmente siamo. E cosa siamo? No? Siamo qua. L'unica cosa che possiamo veramente dire è: siamo qua. Se volete anche dire che ci ha creati Dio e c'è un paradiso che ci aspetta, eccetera, eccetera, valgono per quel che valgono. Quel che è reale è che siamo qua. E siamo qua con dentro, ovviamente, è questi impulsi di vita, di ricerca, tutto quanto, però siamo qua. E questo essere qua, se tu senti questo tuo essere qua, ti accorgi che il costruire un recinto tra te e chi incontri, tra te e chi è nel bisogno, questo recinto è semplicemente l'apparenza illusoria messa su da un tuo inganno, perché basterebbe l'aria, l'aria che continuamente respiriamo, che ci dice che il tuo essere qua è esistenzialmente è relazione. Sei un punto che dice io, sei una, diciamo, una base di consapevolezza, eppure sei profondamente relazione. È questo rincasare in ciò che veramente siamo che è la carità. La carità e l'amore non è un soggetto che fa per un oggetto. Concretamente viene, ecco, accade così, poi dopo le sorti si invertono, il soggetto diventa oggetto, l'oggetto diventa soggetto. Ma quando Gesù dice ama Dio con tutte le tue forze, no? Ama Dio. E per Gesù Dio, che è Dio mio, perché mi hai abbandonato?
non era un'idea che aveva davanti agli occhi, era un'apertura intima della sua esistenza, un'apertura esistenziale, anima della sua esistenza. Dio ama questa apertura esistenziale così intima nella tua esistenza, nel tuo essere qua. E con tutte le forze, con tutto. E ama il prossimo tuo come te stesso. No? Questo amare è anzitutto una giustezza di ciò che tu esistenzialmente sei. La natura ce lo testimonia, no? Ogni vegetale, ogni minerale, eccetera. È lì con la sua qualità e non trasborda oltre. No? Questo non trasbordare, perché nella tua essenzialità e nella tua esistenzialità c'è ciò che tu sei. E lì c'è la carità vera, del fatto di essere esistenze in intima relazione. Senza le relazioni non c'è il tuo esserci. Ma ci sei. Ecco questo, diciamo, questa giustezza di fondo, questa giustezza di fondo. Ovviamente a questa giustezza di fondo ci conduce molto bene anche a volte fermarci a parlare con una persona che è nel bisogno, scendendo giù dal gradino di pensarci che siamo quelli che adesso stiamo facendo il bene ad un altro, ma siamo due esseri esistenti che si sono incontrati, uno con un bisogno, l'altro con altri bisogni che forse non tira fuori, però questa condivisione esistenziale della nostra esistenzialità. Ora, l'umanità si è troppo pervertita, si è troppo identificata con le sue gonfiature, poco, che poi sono gonfiature, poi diventano posizioni di prepotenza, eccetera, eccetera. Quanto è fecondo per noi oggi rincasare nella nostra esistenza. E penso che questo è il vero presepio, dove Dio si fa capo, dove Dio e la carne diventano uno. Dio e la carne diventano uno. E ripeto, la pratica dello zazen è proprio molto prezioso, a voler fare la pratica con tutti i suoi dettagli, eccetera. Poi dopo comincio anche a contare le volte che ho fatto la pratica di zazen, perché ecco, allora la pratica rimane, anche lei si gonfia di superficialità, ecco. Ma quando la pratica dello zazen ti aiuta, ti conduce fino alla soglia, perché star lì 4 ore fermi con il disagio anche fisico che comporta, ma soprattutto il disagio mentale, questo continuamente richiamare la tua mente a ciò che tu veramente in quel momento sei, no? Che lei non è svolata da tutte le parti, per tornare, insomma. È una soglia quella che però ti conduce ad intravedere la tua esistenzialità, a sentirla, no? Così come l'Eucaristia, proprio il Vangelo,
se tu veramente ci credi che nel cibo e nella bevanda c'è Dio, con il cuore di Dio, con la carità di Dio, nel fatto che tu mangiando e bevendo tu professi, esistenzialmente professi che ci sei perché sei nutrito e sei abbeverato da ciò che avevi chiamato altro da te. E allora lì c'è l'abbraccio della tua, nella tua esistenzialità c'è l'abbraccio con l'esistenzialità di tutti gli altri esseri. Pensate come si deve commuovere uno quando mangia una fetta di salame. Mangia il sacrificio di un animale che ha pianto quando è morto, è stato ucciso, ha pianto. No. Ecco ora, ma rimanendo anche nel mondo vegetale, tu mangi una briciola di pane, te l'ha procurato una spiga e quella è in collaborazione con tutto l'universo. Il percepire che in un pezzo di pane e una goccia di vino che tu assumi, tu comunichi con la natura più intima di tutto ciò che c'è. Tutto è altro da te e tutto è esistenzialmente correlato con te, inseparabile, e tu inseparabile da tutto il resto. E allora ecco che questo nostro io, il buddismo taglia corto, dice Dio non esiste. Ok, infatti non esiste, infatti io ho 75 anni, 77 anni fa questo io non c'era, poi non so tra quanti anni non ci sarà più. Però è un fatto che c'è stato un arco del tempo storico in cui questo Dio c'era e adesso c'è. E questo Io purificarlo nel suo vero senso, liberarlo da tutto ciò che lo può pervertire in egoismo, in prepotenza, ecco, ricordarlo come questo alberello qua adesso non ha più le sue foglie. Un mese fa saremmo stati tutti qua con il telefonino per fotografare le sue bellissime foglie, ecco, adesso è disposto. Ecco, allora poter purificare questo nostro io sarà un'onda, ok, però questa onda dell'oceano che è Dio è preziosa. Ecco, allora questo riaccompagnare il nostro io alla sua più intima natura, che è quello di sentire che è un io che celebra l'alterità che lo costituisce. E insieme con tutti gli altri io è un concerto. Poi continueremo nel